Allora, ragazzi, questo, questo canale ha un problema in, diverso da qualche canale, soprattutto che, a cui crescono gli iscritti di notte e che guardano i quattro piccioni. Noi abbiamo visual da canale da 20-25 mila-30.000 iscritti. Noi non chiediamo mai nulla a nessuno, non chiediamo soldi, non facciamo impegnare la gente con abbonamenti. O... Già per guardare le partite si spende troppo, per come la vedo io tocca fare 50.000 abbonamenti e impazzire. Ma un'iscrizione al canale che è gratis attivando la campanellina, ci farebbe piacere, ripeto. Noi abbiamo il rapporto. Abbiamo pochi iscritti, dovremmo averne quasi il doppio iscritti, per diciamo l'audience che fa questo canale. Anche perché il live a noi le, 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 la sera io se improvviso live sono i 5-600 di pomeriggio. Insomma, sono numeri altissimi. Per un canale giovane come questo che ha solo 6.000 iscritti, quindi iscriviamoci al canale ed attiviamo la campanellina è gratis, basta un clic. Nessuno chiede nulla in questo canale, però se vi volete iscrivere gratis a noi fa piacere. Dobbiamo crescere con gli iscritti, dobbiamo crescere e anche di parecchio, visto grazie sempre, grazie a voi, le, le visual e il seguito di questo canale. no ehm... L'Italia è un paese bellissimo, però poi alla fine la libertà di stampa, la comunicazione è sempre stata quella che, che è oggi. Quindi io non sono scelto qui a fare comunicazione. Io sono qui in veste di tifoso, come lo, 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 come lo siete tutti voi. Io, io, però, cioè, secondo me, stiamo arrivando però in questi giorni all'assurdo. Qui no, non si tratta di dare addosso ai cinesi o ai giapponesi o a Brother and Love. Brother in love, brother in love, chiamalo ti pare. Qui si tratta, cioè, si tratta di non farsi offendere, no? Dalle persone, cioè di non farsi offendere la propria intelligenza. Si parla di nuovo stadio. Io te lo ripeto, te l'ho sempre detto e continuerò a dirtelo. La nuova proprietà che sarà saudita vuole rimanere a Milano. Soprattutto a San Siro, dove loro hanno già in mente cosa fare. Nelle trattative si mente quindi quando ci sono i soldi di mezzo nelle trattative pesanti, si mente. Vedi ora so, là, non lo vuole nessuno. San Siro è lì che è dove volevano arrivare. Te l'ho sempre detto, lascia perdere il piccione ci copia stamattina che ti dice che eh, eh, sta bleffando. Quello copia tutti i video. Gli riesca gli iscritti di notte, e purtroppo lo strike è andato male, ma mi darà occasione di fargli un altro strike, ma a parte quello. Io lo voglio sottolineare, no? tra l'altro anche nella live del nonno, nonno, eh, nonno interista che saluto, che io sono un grande fan del nonno, ieri l'ho scritto e lo ripeto. Nessuno, giornalisti, giornalisti a pagamento, giornalisti per passione, nessuno vi ha mai detto che l'Inter ha 31 milioni di debiti con il comune di Milano. Perché non ha pagato l'affitto? Poi è arrivato Brader in lobby e ha detto eh ma c'è il, il ricorso al TAR. Non vuol dire nulla perché l'Inter ha smesso di pagare. Qualora vincesse il ricorso al TAR non è che la cifra di mezza ti possono togliere 5-6 milioni ma sono sempre 25 milioni da dare al comune di Milano per l'affitto dello stadio. Che l'Inter non paga. Lo dice il bilancio, non te lo dice Giuse 10. I premi dei giocatori l'anno scorso non sono stati pagati, te lo dice il bilancio, non te lo dice Giuse 10. Queste cose però non ve le dice nessuno perché Zang paga solo gli stipendi? Zang paga solo quello che non lo può mettere nella cacca perché non ha più nulla ormai. Deve pagare gli stipendi altrimenti gli possono mettere in modo la società. Le altre cose lui non paga più nulla, ma di cosa vogliamo ragionare? Cioè, ma io parlo anche ai giornalisti a pagamento che sono stati buttati su YouTube, ma te, ma voi. Volete seriamente che noi diciamo tutta la verità di quello che l'Inter ad oggi non paga? L'Inter, Zang. Ecco, incominciamo a scindere le due cose. Incominciamo a dividerle. Zang è una cosa e l'Inter è un'altra. Anche perché a livello di immagine, per come la vedo io, l'Inter è già stata smertata anche troppo da questo presidente. Lui già non ci deve essere più da due anni. Lui. Altro che raddoppi, bond rifinanziati e Superliga. Parti il fatto che dimmi sarò un interista all'etogrado dimmi quando mai hai visto mano nella mano il presidente della Juve o quello dell'Inter già quello a me tre anni fa mi bastò poi cosa ci fa questo qui cosa ci fa questo qui ogni giorno per lui è sempre peggio aumentano i debiti non può ricapitalizzare cosa ci fa questo qui questo ormai ha creato una voragine di debito cosa deve fare cioè, la gente che dice va a ragionare per lo stadio. Sala te l'ha detto ieri: con quale garanzie va a ragionare per lo stadio? Ma questo va da Sala che non gli paga l'affitto se lo deve a ragionare dello stadio. Ma siamo ragazzi, ma lo vogliamo accendere un neurone oppure no? Uno si a nulla, tenente perché è aggredito da, lo, lo cercano in tre paesi per i soldi che deve dare, va a ragionare per la costruzione dello stadio, con cosa garantisce? Con la racchetta da ping-pong, garantisce con la pallina? O cosa? Dove le dà le garanzie lui per la costruzione o per la ristrutturazione di uno stadio? Non le può dare. Perché poi, se vuoi credere a quelli che ti dicevano quest'estate con quattro parametri zero, di cui due a 40 anni, mercato voto 9, credi pure a questi. Perché ci sono stati anche degli YouTubers che hanno tanto seguito dell'Inter che dicevano mercato 9 quest'estate. Come fai a non prenderli per il culo? Uno e con quattro parametri zero e due prestiti di rischio mercato 9. Si meritavano di essere presi per il culo, no? Con le dovute maniere e con l'educazione, ovviamente, no? Senza andare troppo sul personale. C'è cioè, il presidente mi chiama, poi dopo lo richiamo. Anzi, un saluto. Ciao presidente. Presidente Renzo. Capito? Bisogna dire la verità. Perché sparate tutte queste cazzate? Perché nessuno chiede? Ma Zang, signor Sala, Zang, io l'ho intervistato il sindaco di Sesto di Sesto, no? Io che sono un tifoso normale come voi, il sindaco di Sesto venne su questo canale, se vi ricordate fu fatta un'intervista, ora non c'è più perché è stata cancellata. Perché era nel canale vecchio. Sono contattabili i sindaci. Perché nessuno contatta sala e dice Sala, ma te come fai a ragionare con Zang che questo non ha le garanzie da darti? Di cosa ragioni te con Zang? Ma l'hai mai visto Zang per lo stadio? Perché nessuno gli fa mai queste domande? Perché si continua a vivere nella menzogna. La comunicazione in Italia vive nella menzogna, soprattutto nel calcio, che deve rimanere in piedi per forza, perché comunque il calcio per gli italiani è tutto perché se al posto dell'Inter ci fosse stata come dice FBE, un'azienda di bottoni sarebbe già andata a Capitombolo dove vuoi andare lavorare con il patrimonio netto e negativo c'è stato il mille proroghe perché altrimenti non avevi soldi nemmeno per pagare le tasse ma, ma dove ma, ma quale stadio di che voglio venire a Masterclass Marotta io ho fatto due o tre video su Marotta per me Marotta è un grande dirigente è un grande politico ma per la costruzione delle squadre Marotta non mi piace non mi è mai piaciuto e non mi piace tantomeno all'Inter perché poi i soldi che ha li ha fatti buttare via Marotta deve ricoprire dei ruoli istituzionali non deve mettere le mani nella costruzione dello, de, della squadra anche perché lui pesca solo in Italia dove ha conoscenze vedi i carnevali vedi Lotito. non è uno come Giuntoli secondo me il migliore in assoluto ad oggi Giuntoli mio compaesano Giuntoli Marotta non è adatto a costruire le, le squadre Marotta, lo, Marotta gli devi far fare quello che faceva la Juve fallo laterale non dato davanti alle telecamere perché non ci avete dato il fallo laterale mentre all'Inter cosa fa lui cosa fa? Quei pochi acquisti che ha fatto sono stati soldi buttati via Gosens, Sensi Gosens, Sensi e Correa sono 100 milioni Vidal e Sanchez per mandarli via ha speso 15 milioni il Napoli con 10 milioni ha preso il Giorgiano bisogna avere le idee quando non c'è Quattrini e io all'Inter le idee non le vedo più ora te mi dirai stanno aspettando il cinese se ne vada ho capito ma nel frattempo perché devi buttare via soldi perché quei poi i soldi ci sono stati sono stati spesi male malissimo poi Bacchetta e Inzaghi ragazzi ma Inzaghi Figlio del ridimensionamento, no? L'ho detto 50 volte. Ma cosa ci vogliamo aspettare? Ma, ma che se tu gli dai una squadra da scudetto, Inzaghi? Ma cosa pretendi da Inzaghi? Che ha vinto a Coppa Hoppa Italia la Supercoppa, allenava la Primavera della Lazio fino a otto anni fa. Cosa, cosa vuoi pretendere da Inzaghi? Zaghi non è segno di vittoria, non è un allenatore vincente, non, non riesce nemmeno a fare l'ultimo step, perché lui fa. lui a, a livello proprio mentale non riesce a tenere i giocatori sulla corda, non ha idee tattiche. Se l'Inter doveva vincere quest'anno, parliamoci chiaro, ragazzi. Io non ce l'ho con Izzaghi, bravo ragazzo, ottimo professionista. Ma se l'Inter doveva vincere, sulla panchina dell'Inter non c'era i Zaghi, era rimasto conto o c'era qualche un altro c'è Inzaghi perché è un allenatore aziendalista non rompe i coglioni non pretende nulla e sta lì buono però anche lì Marotta c'era bisogno di allungargli il contratto a Inzaghi sono 5 milioni ragazzi stesso discorso ora non perché io Luciano lo conosco non lo conosco bene ma lo conosco grazie a un mio amico l'ho sempre detto stesso discorso fece con gli allenatori masterclass perché Masterclass ti dice in un'intervista: No, no, Spalletti rimane. Spalletti sarà anche l'allenatore del prossimo anno. Lo disse febbraio-marzo di questi periodi. Rinnovo a Spalletti, esonero dopo sei mesi, esonerato. Arriva Conte. L'Inter spende 20 milioni, qualcosa come 20 milioni lordi alla, 20 milioni al mese di allenatore. L'Inter spende, spende quanto il City con Guardiola con due allenatori, ma di cosa vogliamo ragionare? Ma perché non, bis non bisogna dirle queste cose? Che paura c'è? Poi in Zagli tu lo può bastonare quanto ti pare è quello lì l'allenatore indipendentemente dalla squadra e da, da tutto l'ambiente che, che comunque ruota intorno ai giocatori e l'ambiente lo sentono, i giocatori lo sentono c'è un ambiente malzano, c'è una proprietà che non investe più, che sta accampando day after day a malapena ce la fa a pagare gli stipendi perché ora siamo a quel punto lì lui non, tra qualche settimana non sa so più come pagare gli stipendi ha finito tutto è finito tutto ormai capito qual è il discorso e questo ci tiene in piedi lo vedi nello spogliatoio chi manda a cari quello che quell manda cioè l'allenatore non riesce a tenere saldo lo spogliatoio l'unica cosa che a mio avviso ci tiene ancora incollati è la Champions League dove in effetti l'Inter ha fatto molto bene speriamo almeno di passare il turno già quella per noi ripeto a livello economico non conta nulla perché noi siamo in una voragine debitoria che l'Inter rischia il fallimento non te lo dico io te l'ha detto la Repubblica tre settimane fa ma almeno per noi sportivi sarebbe una grande soddisfazione vi saluto ragazzi, ciao Vic!